Ma ciao, come state? Ci ritroviamo, ci siamo ritrovati nel primo martedì dopo le feste e effettivamente mi eravate mancati tantissimo e devo dire che siete stati tantissimi, più delle altre volte. Insomma, questo 2024 è iniziato in modo veramente scoppiettante e devo dire che ci siamo raccontati anche tantissime cose. Era partito come raccontarci un po' sull'Epifania, sulla Befana, come vedete io avevo ancora tenuto il cappello e poi in realtà vi ho svelato che questo cappello serve anche per chi va in sauna per non bruciarsi la testina, la testolina e i capelli. Ma detto questo, insomma, eravamo rimasti insieme per parlare un po' di feste. E dicevo, siete stati in tantissimi e questo mi ha fatto molto piacere perché vuol dire in qualche modo che anch'io un po' vi sono mancata e insomma avevate tante cose da raccontarvi. Chi insomma mi ha raccontato il suo modo di aver festeggiato le feste, il Capodanno, chi mi ha raccontato invece anche come si è festeggiato l'Epifania, chi ancora mi ha detto guarda, da noi proprio non si festeggia, non esiste questa festa o ancora si parla più di altre feste che possono essere quelle patronali come è stato raccontato quella di Sant'Agata che in qualche modo unisce Malta alla Sicilia, a Catania in particolare, quindi si festeggia, si festeggia, si festeggia, mi avevate raccontato. È stato anche un po' un modo per darci l'input di dire ok, bene, allora insomma, perché non parlare di tradizioni ma anche scoprire che cosa visitare? E lì è uscito fuori che, eh sì, effettivamente io in Sicilia, in Puglia non ci sono ancora mai andata. Avete strabuzzato gli occhi e avete detto: come, non sei mai venuta? E allora ecco che vi ho chiesto insomma che cosa poter sicuramente guardare, visitare e qual è il periodo migliore, perché sappiamo che alcuni luoghi, insomma, andare d'estate effettivamente non è mai così positivo, tra virgolette, perché non si ha quella sensazione anche di poter girare più tranquillamente e visitare meglio. Ma voi, come sempre, insomma, mi date un mucchio di suggerimenti in questo e anzi vi ringrazio a tal proposito. E poi abbiamo parlato di carnevale. Oh, abbiamo abbandonato quella che è l'Epifania. E allora non potevamo non parlare di carnevale, anche perché il carnevale arriva. Chi in qualche modo lo segue ormai da anni, acquista il biglietto, ce l'ha già il biglietto in prima fila del carnevale di Viareggio, senza nulla togliere al carnevale di Cento, Ferrara, in provincia di Ferrara, ma è anche un modo per dire ok, l'Epifania ci dice di rinnovarci, no? Rinnovamento, quindi lasciamo le cose vecchie per quelle nuove, ci rinnoviamo, però insomma la Befana va via, ma arrivano le maschere, quindi chissà chi arriverà, magari arriverà una colombina oppure no, non lo so, insomma devo studiare un attimino chi poter portare in studio a salutarvi. Detto questo, sicuramente il fatto che torneremo a riascoltare vinili da martedì prossimo, qualche chicca, qualche particolarità, ma mi piacerebbe ritornare anche, come vi ho detto in trasmissione, in puntata, a raccontare di nuovo qualche vinile, ma anche qualche libro. Ecco che lì, insomma, qualcuno di voi mi ha dato dei suggerimenti su libri che sta leggendo, tipo quelli legati ad Arthur Conan Doyle, a Sherlock, stavo dicendo Shakespeare, a Sherlock Holmes, ed è qui che ho detto: ma guarda, anch'io ho cercato praticamente questi libri, poi non li ho trovati, ma sono riuscita a leggerne altri. Per cui questo è stato un po' quello che ci siamo raccontati. Io vi ho chiesto, insomma, di darmi altri suggerimenti, come sempre di scrivermi a mhcalibuno@libero.it oppure seguirmi sul canale Patreon o su YouTube. Da questo è tutto, vi ringrazio come sempre, vi auguro una buona giornata e grazie per essere stati con me. Alla prossima!